Ciao e bentornato. Con questo video iniziamo una serie di approfondimenti legati al mondo di Photoshop, in modo tale poi da capire le operazioni che faremo nei successivi video dove ti spiegherò le tecniche di fusione dei vari scatti. Ho pensato di creare questi video perché secondo me Photoshop è di più difficile intuizione rispetto a tanti programmi di fotoritocco come per esempio Lightroom, e quindi il rischio era quello che tu ripetevi a pappagallo solo le operazioni che vedevi senza capire realmente come funziona questo programma. Quindi, se hai delle solide basi di Photoshop, puoi tranquillamente saltare questa lezione, dove parleremo di livelli e maschere di livello. I livelli sono il cuore di Photoshop, la base di questo programma. Infatti, se noi, per esempio, apriamo una fotografia, scegliamo questa, vedi che viene aperta su un livello chiamato sfondo o livello 0. I livelli in Photoshop sono molto importanti perché permettono la sovrapposizione di più fotografie, quindi la fusione di più immagini, e anche perché permettono di effettuare modifiche non distruttive sulle nostre immagini. Per esempio, se noi adesso andiamo a sbloccare questo livello qua a fianco, cliccando sul lucchetto, e andiamo per esempio, non so, a pennellare con lo strumento pennello, a caso così, e facciamo questa linea, ovviamente bruttissima, e che adesso vogliamo andare a cancellare. Quindi prendiamo il nostro strumento gomma, aumentiamo magari un pochettino la dimensione e andiamo a cancellare. E vedi che sotto non compare la nostra immagine che diciamo c'era precedentemente, ma compaiono questi quadratini anche grigi, che in Photoshop significano trasparenza. Quindi noi abbiamo praticamente perso quei pixel dell'immagine, lavorando in questo modo ovviamente. Quindi Command Z o Ctrl Z per tornare indietro, abbiamo di nuovo la nostra immagine. Cosa bisogna fare per non effettuare appunto queste modifiche distruttive sull'immagine? Bisogna lavorare sui livelli. Quindi aggiungiamo qua a destra un livello, semplicemente cliccando qua, e abbiamo il nostro nuovo livello. Quindi andiamo cliccando sul livello 1, avendo ben evidenziato il livello 1 e non il livello 0. E cosa facciamo? Di nuovo andiamo a pennellare come prima. Quindi abbiamo fatto la nostra pennellata. Ah, ma adesso non ci piace di nuovo, quindi andiamo a cancellare con la gomma. E questa volta, quando andiamo a cancellare, vedi che compare l'immagine che c'era prima. Questo perché? Perché abbiamo agito sul livello. Infatti, Command Z, torniamo indietro. Vedi che qua sul livello 1 è comparsa questa piccola macchia nera. Quindi tutto trasparente a parte questa piccola macchia nera. Quindi la modifica è fatta essenzialmente solo sul livello e non sull'immagine. Se infatti noi andiamo a togliere qua l'occhiolino dal livello, vedi che scompare la modifica. Quindi i livelli sono praticamente dei fogli trasparenti che si possono impilare uno sull'altro, riempire con quello che vogliamo, con effetti, con immagini, in modo tale da creare fotografie particolari, come per esempio può essere questa fotografia qua. Un'immagine che in realtà è composta da quattro distinte fotografie. Infatti, come possiamo vedere qua, abbiamo la fotografia di sfondo, poi abbiamo il faro, che se tolgo con l'occhiolino scompare dalla fotografia, abbiamo la persona che corre e il cane, e ovviamente lo sfondo. Quindi con questo occhiolino, come avrai capito sicuramente, permette a livello di mostrarsi o meno. Quindi hai visto con i livelli come è facile comunque creare queste immagini. Se per esempio torniamo sull'altra fotografia che abbiamo fatto prima, ok, per esempio se vogliamo aggiungere un'altra immagine, non so, importiamo questa, e si va semplicemente poi a modificare le dimensioni trascinandola. Ed è molto semplice e comunque divertente. A questo ovviamente esula sicuramente la fotografia di paesaggio, ma per farti capire come funzionano questi livelli, che come vedremo poi più avanti, sono assolutamente essenziali per quello che andremo a fare. Quindi possiamo tranquillamente tornare indietro, vediamo un'altra cosa dei livelli. Cliccando qua sotto su questo cerchio si attivano i livelli di regolazione. Adesso non clicco qua perché comunque rimane fuori dall'immagine, dallo screenshot. Quindi vado un attimo qua sopra nel menu in alto, vado su livello, nuovo livello di regolazione. E vedi, abbiamo diverse possibilità. Quindi possiamo agire per esempio sulla luminosità e contrasto, sui valori tonali,
sull'esposizione, il bilanciamento del colore, tutte le modifiche che ci sono nei programmi di fotoritocco. Se per esempio noi andiamo a mettere bianco e nero, ok, si applica alla fotografia un nuovo livello di regolazione in bianco e nero. E vedi che questo qua, questa schermata bianca, indica che il livello, questa diciamo maschera viene chiamata, è applicata praticamente a tutta la fotografia. Il bianco indica questo. Ma grazie a questi livelli possiamo per esempio agire solo su una determinata zona. Quindi per esempio immaginiamo che vogliamo che lo specchietto, quello che si vede all'interno dello specchietto, nello specchio riflesso, sia a colori e resta in bianco e nero per valorizzare appunto questa zona. Quindi cosa possiamo fare? Andiamo a prendere uno strumento di selezione, ce ne sono tanti in Photoshop. Ovviamente non ti so spiegare tutti gli strumenti perché non è un corso di Photoshop. Andiamo a prendere questo, selezione oggetto. Clicchiamo, a grandi linee, incorniciamo diciamo, il soggetto che vogliamo che venga selezionato e automaticamente vedi il programma. Adesso non ci interessa che sia fatto perfettamente. Ti dà praticamente quello che noi vogliamo che sia a colori. Quindi cosa facciamo? Andiamo a prendere il nostro pennello, controllando che sia nero. Il pennello è qua. Attiviamo il nostro pennello e passiamo, controllando sempre che sia selezionato qua il bianco e nero, quindi andiamo a agire su questo livello, nella nostra selezione. E vedi che magicamente compare il colore. Quindi il livello ti permette appunto di agire su determinate zone in maniera molto semplice. Ovviamente tutte queste modifiche non sono distruttive, perché abbiamo agito su un livello a parte, non sul livello 0 che è il livello iniziale. E come puoi vedere, nel livello del bianco e nero si è formata in questa maschera la parte nera. Quindi abbiamo un quadrato bianco con una parte centrale nera che rappresenta praticamente la nostra selezione. Quindi ricordati sempre, in Photoshop il bianco vuol dire che è applicato, il nero vuol dire che non è applicato. Quindi, analogamente, se noi adesso andiamo a invertire il pennello e lo mettiamo bianco, andiamo a usare il nostro pennello e lo usiamo di nuovo nello stesso punto, andiamo a cancellare e di nuovo ad applicare il bianco e nero, quindi, su tutta l'immagine. Vedi che pian piano sparisce il nero anche nella miniatura qua a destra. Quindi, in maniera molto semplice si può cambiare il look delle nostre fotografie, in maniera sempre non distruttiva. Quindi i primi concetti da tenere bene a mente sono questa qua, dei livelli della sovrapposizione delle immagini. Ovviamente poi puoi cambiare ordine dei livelli, per esempio se mettiamo il cane e lo portiamo sotto il livello 0, ovviamente sparisce perché è sotto lo sfondo. Quindi nell'immagine ci sarebbe, ma è sotto lo sfondo e quindi non si vede. Dobbiamo portarlo ovviamente più su. Quindi abbiamo visto com'è facile a questo punto e abbiamo visto com'è facile anche usare dei livelli di regolazione. Abbiamo parlato di maschere di livello anche perché comunque questa zona bianca che si forma, questo quadrato bianco che si forma, è una maschera di livello. Vediamo bene cosa vuol dire. La maschera di livello, adesso magari cancelliamo tutto. Ok, per esempio abbiamo questa fotografia qua. Anzi, per capire meglio, togliamo anche questa, mettiamo magari queste due. Ok, abbiamo queste due palle, una rossa e una blu. Ovviamente adesso spostiamo magari la blu sopra in modo tale che si veda. Immaginiamo per esempio di voler cancellare una parte di questa palla blu. Le maschere di livello si attivano sempre qua sotto, questa icona qui, questo rettangolo col pallino centrale. Ti basterà semplicemente col livello selezionato a cui vuoi applicare la maschera, cliccare. E vedi che a fianco al livello compare il nostro classico quadrato, il rettangolo bianco. Quindi abbiamo detto che vogliamo cancellare, quindi per cancellare dobbiamo usare il pennello nero. Quindi qua invertiamo, andiamo a prendere il nostro pennello e andiamo a cancellare per esempio la metà superiore. E vedi che compare l'immagine sotto, il livello sottostante, che in questo caso è la palla rossa. Quindi visto com'è facile cancellare una parte della fotografia e far portare quella sotto. Analogamente, ovviamente, come abbiamo fatto prima, possiamo cambiare, mettere il bianco e ripassare il pennello per rifare apparire una parte magari di quello che vogliamo. E poi ricancellare in un attimo.
E sempre agendo solo sulla maschera di livello, quindi non vai a intaccare i pixel dell'immagine, la modifica non è distruttiva. Questa graffetta qua in mezzo ti dice praticamente che la maschera di livello è collegata a questo livello. Se quindi noi andiamo a spostare il nostro oggetto, si sposta anche la maschera di livello. Se per esempio invece togliamo questa graffetta e andiamo a spostare, vedi che non si sposta la maschera di livello, si sposta solo il soggetto. E quindi cambia ovviamente l'effetto. Ricolleghiamola. Se vogliamo magari invece invertire questa maschera di livello, puoi fare semplicemente Command D o Control E, a seconda che sei su sistema Mac o sistema Windows, e cambia automaticamente. In questo caso viene mostrata solo la parte superiore, in questo caso solo la parte sottostante. Ovviamente si inverte la maschera di livello. Le maschere di livello, come magari avrai capito, vengono usate molto spesso nella fotografia di paesaggio perché ti permettono, per esempio, di sovrapporre due fotografie con diversa esposizione, col cielo, per esempio, esposto correttamente, la terra esposta correttamente, e fondere insieme, semplicemente cancellando una parte della fotografia del livello sovrastante. Comunque una cosa che poi vedremo abbondantemente nel corso delle prossime lezioni. Era giusto per farti capire come funzionano queste maschere di livello. E i livelli, quindi come funziona Photoshop. Poi ovviamente se non sei pratico di Photoshop ti consiglio sempre di approfondire perché ci sono ovviamente tante piccole funzioni collegate a queste variabili. Per esempio l'opacità di un livello, quindi ti permette di vedere il grado di sovrapposizione e poi c'è pure la densità della maschera di livello che in maniera analoga ti permette di vedere quanto è denso l'effetto, quindi quanto l'effetto è applicato. E poi la sfumatura, anche in questo caso ovviamente ti permette di controllare un po' il bordo e quanto è applicato. E poi tante altre funzioni, piccole funzioni. Comunque i concetti fondamentali direi che dovresti averli capiti. Adesso passiamo nella prossima lezione a analizzare un altro elemento molto importante per la fotografia di paesaggio, che sono le maschere di luminosità.